Vuoi migliorare la qualità della tua vita e sentirti molto più felice e soddisfatto? Immediatamente, cioè nei prossimi 3, massimo 12 mesi? È possibile. E te lo spiego in questo video, in cui ti presento un concetto utile. Anche tu puoi migliorarti senza stressarti. Cioè, puoi migliorare la tua vita partendo da come sei adesso e senza dover aggiungere l'ennesima attività al lungo elenco di cose da fare che ogni giorno devi portare a termine. Quindi, sta tranquillo. Ti propongo un modo semplice ed efficace per migliorare la tua vita senza troppo sforzo. Chi sono io per fare una simile affermazione? Io sono Mario Robecchi, un life coach, cioè un professionista che aiuta le persone a capire cosa vogliono fare nella vita e ad organizzarsi per riuscirci. Ogni giorno più di 4.000 persone traggono ispirazione dai miei materiali, oltre 700 video, oltre 700 articoli, più circa 60 prodotti online. Puoi giudicare da te la qualità di quanto ti propongo. Tutti questi materiali li ho messi apposta online, pubblicamente, appunto per farmi conoscere anche da te. Grazie alla mia esperienza di life coach, conosco i problemi più diffusi e ho qualcosa di valido da proporti per risolvere una situazione molto comune, ossia questa. In pratica, ogni giorno siamo molto impegnati, eppure alla fine della giornata ci sentiamo insoddisfatti. Perché succede questo? Perché non tutto quello che facciamo corrisponde ai nostri desideri. Non ci esprime. Non ci rende felici. E a causa di ciò soffriamo. Succede ad ogni livello. Buona parte delle nostre azioni non serve per agire nella direzione che ci realizza e ci rende felici. La domanda è: quali azioni fai? Ha senso quello che fai? Quello che fai ti porta a crescere? Alcune azioni rendono poco in termini di soddisfazione. Altre azioni sono dispersive. Altre azioni addirittura è meglio evitare di farle perché ti fanno sprecare risorse e tempo. Già, il tempo. Questa è la tua risorsa principale. Non puoi permetterti di sprecare il tempo. Quando consideri il rendimento della tua giornata e della tua vita, in pratica stai misurando il rendimento del tempo. Come usi le tue ore? E le tue giornate? E i tuoi anni migliori? Certe azioni ti permettono di mantenerti, producono reddito, ti rendono felice. Quelle azioni ti portano a realizzare la tua vita e la sostengono. Altre azioni invece rendono poco o niente. Se dedichi tempo a quelle azioni, allora sprechi il tuo tempo. Che ne diresti di capire dove sprechi tempo? Quali azioni ti conviene evitare? E come puoi usare meglio il tuo tempo? E investirlo per realizzare i tuoi obiettivi? Questo è esattamente quanto ti insegno io. Ti spiego cosa ti conviene fare per capire a che punto sei arrivato, come ristrutturare la tua vita e che cosa fare da adesso in poi per usare meglio il tuo tempo
e costruire il successo personale che meriti. Il modo in cui tu usi il tuo tempo rivela il tuo modo preciso personale di capire la vita. Adesso ti senti confuso, ti alzi al mattino e ci sono decine di impegni che ti aspettano. Tu cosa fai? Cominci a correre per stare dietro agli impegni. Ma correre non è la risposta che cerchi. Inseguire gli impegni stressandoti non è il motivo per cui tu vivi. E non è questo che volevi quando hai assunto i tuoi impegni attuali, che adesso ti stanno soffocando. Dove sta la radice del problema? La radice del problema è questa. Finché rimani nel groviglio di problemi che ti stanno soffocando, tu non riesci a vivere. A volte ti sembra di stare bene, perché alcune cose in automatico succedono a tuo favore. Ottieni un aumento di stipendio, ricevi una promozione dopo un tot di anni di servizio, i figli crescono, escono di casa, ti sembra di stare bene, ma questo non lo scegli tu. Non hai tu il controllo della situazione. Sei ancora dentro il groviglio di impegni che ti fa correre ogni giorno. Non realizzi il salto di qualità che speri di ottenere e che meriti di ottenere. Sai perché sei incastrato nella tua routine? Perché se continui ad agire nello stesso modo e se investi il tuo tempo nello stesso modo da anni, è assurdo pensare che qualcosa possa cambiare. Non può essere. Se percorri la stessa strada, arrivi allo stesso posto. Ti è chiaro il concetto? Se nella tua vita tu continui a fare azioni che non ti rendono felice, è un errore che tutti prima o poi commettiamo, allora come minimo ti senti infelice. Se continui a investire male il tuo tempo in azioni che non rendono, che non creano il tuo successo, allora ti stressi, poi ti ammali. Un disastro vero e proprio. Tradotto in termini pratici, se usi male il tuo tempo, non realizzi i tuoi progetti. Le idee buone rimangono da parte, mentre ti dedichi ad attività che servono giusto per sopravvivere. E anche quelle azioni per sopravvivere le fai male. Molte sono inutili o addirittura dannose. Questa è la radice del problema. Tu hai delle qualità personali. Tu hai delle risorse materiali. Tu vivi in un'epoca ricca di occasioni. Potresti contattare persone di valore, ma non lo fai perché non hai tempo. E non hai tempo perché sprechi il tuo tempo. Capisci l'assurda contraddizione? Ti alzi al mattino e cominci a correre per portare a termine approssimativamente qualche azione che ti mantiene incastrato nella routine che non ti piace. E intanto, in quella stessa giornata, non ti dedichi a ciò che ami veramente e che avrebbe un futuro se tu lo coltivassi.
Ci sono cose che ti piacerebbe fare, ma non le fai. Perché sei intrappolato in una corsa senza alternative. Le tue 16 ore che dedichi ogni giorno al lavoro, alla famiglia, sono tutte piene zeppe di impegni che non realizzano ciò che conta per te. Ora, ascolta bene quanto sto per dirti. È un punto sottile su cui ti invito a riflettere. Allora, dove sta il problema? Se non riesci a fare ciò che vorresti fare, è un problema di gestione del tempo? Dovresti correre più velocemente? Dovresti alzarti un'ora prima al mattino? O andare a dormire un'ora dopo, alla sera? No. Nessuna di queste risposte è valida. Non è un problema di tempo. Piuttosto, sai cos'è? Il problema sta a monte. Se ti trovi in un groviglio di impegni è perché non sai cosa vuoi dalla vita. Non l'hai stabilito tu. Non l'hai deciso tu. Hai cominciato a correre da bambino perché ti hanno iscritto a scuola. E da allora corri e corri e corri. Non hai mai smesso di correre. E dopo le corse, per tenere il passo con gli impegni della scuola, terminati gli studi, sei uscito di corsa da scuola col diploma ancora caldo e sei entrato di corsa nel mondo del lavoro. E hai corso tantissimo per trovare un lavoro, perché la corsa generale ti imponeva questo. Non ti sei fermato a riflettere. E poi cos'è successo? Poi hai iniziato a correre per onorare altri impegni. Hai dovuto prendere la casa, il che ti ha portato a correre ancora di più per pagare il mutuo. Poi ti sei sposato. Altre corse per stare dietro agli impegni del matrimonio. E poi l'auto da comprare, le vacanze da pagare, le persone da assistere, i tuoi genitori anziani, i tuoi figli, altri impegni sempre di più, che ti hanno vincolato sempre più, che ti legano per via dell'affetto che provi per le persone coinvolte. E a te sembra di essere felice perché vai in vacanza e perché cambi l'automobile, ma in realtà tu non l'hai mai scelto veramente. Non avevi e non hai ancora una visione chiara del da farsi. Gli impegni si sono moltiplicati. In tutti questi tuoi anni vissuti di corsa, e ogni giorno che passa, i tuoi impegni ti domandano ancora più tempo. Di conseguenza, a te sembra che si tratti di una questione di tempo, ma no, non è un problema di tempo che ti manca. È un problema di visione della tua vita ideale. Il problema è che non hai ancora chiara l'idea di ciò che tu sei. E quindi, siccome non lo sai, non ti è evidente come devi usare il tempo per creare qualcosa di valore per te.
qualcosa che esprime la tua essenza. Tu non hai deciso di correre 16 ore al giorno, eppure lo stai facendo. Tu volevi una vita serena, facile, divertente, eppure stai correndo 16 ore al giorno. Cosa è successo? Dov'è finita la tua intenzione di sentirti felice e realizzato? L'hai messa da parte per fare posto al groviglio di impegni. Ti sei abituato a metterti da parte. Ti sei abituato a zittire i tuoi sogni. E a forza di metterti da parte e di stare zitto, gli impegni hanno preso il controllo totale della tua vita. Ora, tu corri non perché lo vuoi tu, ma perché te lo ordinano i tuoi impegni. Sei dentro una spirale di eventi che non controlli più e che, in effetti, non hai mai controllato. Non hai mai scelto tu. Ti è chiaro il punto da risolvere? Il punto da risolvere è mettere te stesso al centro della tua vita, affinché tu possa vivere realizzando il meglio di te. Intendiamoci, io non ti sto criticando, anzi, se stai seguendo questo ragionamento, vuol dire che sei vivo e che vuoi vivere bene, anche se fino ad oggi non ci sei riuscito. E vuol dire che tu sei intelligente e sensibile. Questo dimostra che tu sei molto in gamba. Lo sottolineo. Se tu sei arrivato sino a questo punto della tua vita, nonostante lo stress che subisci, vuol dire che tu sei una persona molto in gamba. Appunto perché tu hai valore, devi liberarti dalla condizione triste che ti sta affliggendo. Io sono qui per aiutarti. Voglio metterti nella possibilità di liberarti dal groviglio di impegni che ti sta soffocando. Fino ad oggi, tutto quello che hai costruito, la tua identità, la risposta che tu dai quando ti chiedono chi sei, si basano sul tuo essere incastrato nel groviglio di impegni. Quando ti presenti, dici il tuo nome, il tuo cognome, aggiungi la tua professione, parli dei tuoi figli, li presenti con orgoglio per sentirti importante, eppure non parli di te, non racconti i tuoi sogni, non riveli il tuo disagio, non lo fai perché non sei abituato ad esprimerti e non credi di essere autorizzato a parlare di te. Non credi che i tuoi sogni meritino di essere portati a risplendere in cima alla tua vita. In buona fede, ti adatti alle situazioni, ti metti in disparte, fai lo spettatore della tua vita, perché da quando hai cominciato a correre, quando eri bambino, quando andavi a scuola, ti hanno detto che se ti adatti sei felice e tu ci hai creduto. Tu hai barattato la tua libertà con quella promessa di felicità
senza verificare che la promessa fosse credibile. In pratica, ti hanno incastrato con una promessa. E tu, ora, a distanza di anni, fatichi a uscire dall'abitudine di adattarti. E un po' ti scoccia ammettere che ti hanno fregato, illudendoti con la promessa che non si sta rivelando vera. La cosa ti brucia nell'orgoglio. Così, ufficialmente dici che ti piace la tua routine e poi prendi le pastiglie per lo stress che ti rovina. Non va bene questo. Non ha senso accettare la propria rovina. Piuttosto, ti conviene risolvere la tua rovina. Qualcosa deve cambiare. In meglio. È urgente. Ti dimostro subito che non ti piace il modo in cui stai vivendo. È un semplice esercizio che facciamo adesso insieme in pochi secondi. Pensa a qualcosa che ti piace, che ami tanto. Ad esempio, una vacanza lunghissima per girare il mondo. Oppure, comprare una villa sul mare. Prenderti un anno per scrivere un libro. Dedicarti 24 ore al giorno al tuo hobby preferito ogni volta che vuoi. Scegli tu. Pensa a qualcosa che ti piace davvero tanto. Ti chiedo. Con la tua attuale routine, puoi fare le cose che ti piacciono davvero tanto? Adesso puoi comprare la casa dei tuoi sogni? Puoi lanciarti nelle attività che per te sono bellissime? Ti chiedo, con le azioni che compi oggi e ogni giorno, stai realizzando i tuoi sogni? Se ci riesci, ottimo, vuol dire che stai vivendo la tua vita. Ma probabilmente no, non ci riesci. Probabilmente mi rispondi che vorresti abbronzarti sullo yacht, ma non lo puoi acquistare. E non osi prenderti un anno di assenza dal lavoro per scrivere un libro perché non credi abbastanza in te. Vedi, non ti piace il modo in cui stai vivendo. Non stai realizzando ciò che per te ha senso. Te l'ho dimostrato. O meglio, l'hai dimostrato tu a te stesso, con le risposte che tu hai dato alle domande che io ti ho fatto. A questo punto, ti conviene ritrovare il tuo sogno. Ti conviene imparare come organizzarti meglio per realizzare il tuo potenziale e per trovare la giusta ricompensa per tutto l'impegno che stai mettendoci. Adesso, infatti, fatichi parecchio, ma ricavi poco. E con quel poco non riesci a realizzare i tuoi sogni. Tutta questa fatica è uno spreco di tempo e di energia. A questo punto devi risolvere subito il problema. Ti pare? Se ci pensi, ti ritrovi a dare molto di più di quanto dovresti e a ricevere meno di quanto vorresti ricevere. Ha senso? Se ci pensi, non sei soddisfatto dei tuoi risultati e non hai la libertà per fare altro, appunto perché il groviglio di impegni ti controlla e ti domina ogni giorno. Ha senso?
tu non hai mai deciso di vivere male, faticando parecchio, guadagnando poco, sempre stressato, con un futuro incerto. E allora, se non l'hai deciso tu, perché lo accetti? Ripeto, non ti sto criticando. Semplicemente ti pongo delle domande per farti capire in quale condizione ti trovi. Voglio che ti diventi evidente che la tua priorità numero uno adesso non è avere più tempo o avere più soldi, ma investire meglio il tuo tempo che hai adesso e i soldi che hai adesso affinché tu possa realizzare il meglio di te. Se il tuo sogno di vita ideale non è il modo di vivere che hai adesso, allora è urgente per te collegare subito il tuo sogno alla tua realtà. Rendo l'idea? La priorità numero uno è tornare a vedere il tuo sogno di quando la vita ti sembrava più bella di oggi e collegare quel sogno alla tua realtà di oggi. Quel sogno è ancora vivo, è valido per te. Ti piace ancora? Perfetto! E allora usa quel sogno ogni giorno per ispirarti e per guidare la tua vita nella direzione che realizza il meglio di te. Come ci riesci? Soprattutto, come ci riesci senza aumentare la quantità di cose da fare? Senza stressarti ancora di più? Senza perdere il sogno e la salute? E senza dimenticare chi sei? Anche se non sei abituato a farlo, ci riesci se segui le 5 linee guida che ti spiego subito. Eccole. Primo, trova del tempo per te. Anche se la tua routine adesso è frenetica, parti da qui. Trova del tempo per te. Secondo, ritrova il tuo sogno di un tempo. Rimettiti in contatto con la tua visione della vita che ti rendeva felice al solo pensarci. Terzo, organizza la tua vita. Ti conviene mettere ordine nella tua routine e nelle tue priorità. Quarto, interagisci costruttivamente con gli altri. La presenza degli altri ti agevola se tu ti relazioni valorizzando chi sei e cosa sai fare. Quinto, innalza la qualità della tua esistenza. Considera l'ampia prospettiva del tuo futuro e preparati per vivere come senti che sia adatto a te. In estrema sintesi, queste sono le 5 cose da fare. Queste, e soltanto queste. Se ti dedichi esclusivamente a fare queste 5 cose, allora da qui a 3 mesi, massimo 12 mesi, arrivi a vivere con molta più soddisfazione, con le idee chiare sulle azioni per te utili e con la voglia di agire, come mai ti è capitato sino ad oggi? La domanda è, a questo punto, sei capace da solo di realizzare i 5 punti che ti ho indicato? Probabilmente no. Da solo sei distratto.
ci sono mille interferenze che ti tengono lontano da questo discorso che ti sto facendo e che tu riconosci subito perché riguarda direttamente te. Magari vivendo faticosamente per altri 10 anni arrivi a scoprire da te che quei 5 punti sono essenziali. Ma ha senso faticare per altri 10 anni? Per intuire approssimativamente una risposta che io posso darti adesso? E tra 10 anni sapresti quali sono le azioni giuste per usare bene il tuo tempo? Io dico di no. Ti conviene imparare da me adesso come si fa per arrivare subito al punto senza altri sprechi, perché hai già sprecato troppo. Ora è importante che inizi a fare soltanto le cose che hanno un senso per te, in una prospettiva vitale, che hanno senso davvero per te. È importante che ritrovi lo slancio del tuo sogno di un tempo, quando speravi che il mondo ti abbracciasse per accoglierti. Concretamente parlando, è importante che pianifichi le cose da fare. Ti spiego esattamente come riuscirci, è fondamentale. Altrettanto fondamentale è sapere coinvolgere altre persone per realizzare insieme una condizione che procura benefici per te e per gli altri. Infine, ti conviene imparare a vivere considerando te stesso come una persona molto in gamba, che ogni giorno lavora nella sua direzione. Ti conviene progettare un futuro solare, invitante, umano. A grandi linee, questo è il succo di ciò che ti occorre sapere per vivere bene. Adesso che te l'ho detto, passiamo alla parte pratica, cioè farti imparare questo succo e metterti nella condizione di usarlo nella tua vita. Se vuoi sapere nei dettagli come si fa per mettere in pratica i 5 punti che ti ho indicato qui, ti segnalo il mio seminario che presento in questa pagina, in cui ti guido nell'applicare da subito questi 5 punti nella vita di tutti i giorni. Qual è il vantaggio per te nel partecipare a questo seminario rispetto al semplice seguire quanto ti ho detto sino a qui, in questo video? Non ti basta vedere questo video? Cosa c'è di diverso nel venire al seminario? Ti spiego subito la differenza. Nella mia esperienza di life coach, il 98% delle persone sono già in gamba per qualche aspetto e potrebbero incentrare le loro vite, i loro stili di vita, basandosi su qualcosa che amano e che sanno fare molto bene, molto meglio della me. Ma sai come stanno le cose? Beh, mi spiace dirlo, ma tutte queste persone non trovano mai il tempo per dedicarsi
alla creazione della vita che amano. Tutte queste persone non trovano nemmeno un'ora al giorno per progettare il nuovo modo di esistere. Se non trovano un'ora al giorno per progettare lo stile di vita adatto a loro, figuriamoci se trovano un'ora per metterlo in pratica. Non ci riescono. A causa, sempre, del groviglio di impegni che le soffoca. Invece, se vieni a questo seminario, impari come mettere in pratica questi concetti. Ecco la differenza tra accontentarti di guardare questo video e fare il salto di qualità e partecipare al seminario. È una differenza sostanziale. Quel che ti ho detto prima, nei 5 punti per migliorare la tua vita, non è una novità, lo so. Ma so anche che tu, pur conoscendo vagamente quei 5 punti, tu di fatto non li metti in pratica, nemmeno mezzo punto. E conduci una vita lontana dai tuoi sogni, come ti ho già dimostrato. Per te, oggi, quei 5 punti è come se non esistessero. Non sai metterli in pratica e di conseguenza ti senti infelice. Quindi, il punto di forza del seminario è il fatto che io ti metto nella condizione di saper applicare da subito, in modo pratico, quei concetti. E non solo, faccio persino di più. Infatti, durante il seminario, tu non stai lì passivamente ad ascoltare me per prendere appunti meccanicamente, come a scuola. Proprio no, per fortuna. Durante il seminario tu partecipi attivamente. Sblocchi gli schemi mentali che ti opprimono e torni a casa con una buona parte del lavoro già fatta, pronta da usare. Al termine del seminario tu hai già in mano alcuni precisi sviluppi da applicare nella tua vita. Io te li insegno e tu ce li hai lì in mano, pronti da applicare appena torni a casa. Così realizzi il cambiamento che oggi ti sembra impossibile nella tua attuale routine. Ma io ti mostro dove sta il punto di ingresso per smontare la tua attuale routine disperata e per attivare un nuovo modo di vivere, adatto a te. Il vantaggio per te è enorme. Durante il seminario ti guido io personalmente. Tu ci metti la tua buona volontà. Io ti spiego cosa fare. Tu lo fai lì, al momento, con me. Ci provi. Ti correggo. Capisci. Ti perfezioni. E materialmente ti trovi in mano le indicazioni precise che seguirai appena esci dal seminario. Così torni nel tuo ambiente e cominci ad applicare da subito queste informazioni essenziali per vivere bene. Ti sto invitando a partecipare a questo seminario che sarà per te un'esperienza unica per rivedere da cima a fondo, forse per la prima volta, la tua esistenza. A questo punto direi che partecipare al seminario diventa per te
l'appuntamento essenziale per realizzarti in un modo adatto a te. Qui sotto, in questa pagina, ti spiego cosa fare per iscriverti al seminario.